Macanicola o Macanipola? È eh, un bel problema. Cari amici Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Vedete che oggi vi accolgo con questo problemino. Si dice Macanicola o Macanipola? Perché questo problema? Perché qualche giorno fa eh, una signora mi ha fatto presente che in una puntata precedente aveva parlato appunto di questo termine Macanicola ha detto ma attenzione si dice anche macanipola in effetti è vero da noi si dice comunque macanipola però si può dire macanicola e anche macanipola e poi avevo detto che questo è un termine che indica un aggeggio che serve ad alzare pesi in realtà attenzione questo è importante è anche la manovella dei vecchi cari dei vecchi brozzi e questa manovella, girandola, praticamente metteva in azione un freno appunto, che serviva a rallentare quando questi carri, questi brozzi sendevano dai tratturi di montagna. Appunto ogni tanto bisognava frenare e quindi ci, si agiva su questa manovella che appunto è la macanicola o anche macanipola. Quindi, risolto questo dilemma, che è un dilemma così, per modo di dire, vediamo di cosa parliamo oggi. Qualche tempo fa ho avuto modo di incontrare il professor Mauro Grazioli, eh, perché abbiamo parlato delle poesie di suo padre, e il professor Mauro mi ha fatto vedere questo sommolago, pensate un po', eh, il Somolago, questa bella rivista, pensate un po', che è nata nell'84, quindi ha la bellezza, perché è tuttora, eh, viene stampata tuttora, ha la bellezza di 33 anni. E questo sommolago è del 93 e pensate un po': questo sommolago presenta eh, un nutrito numero di poeti altogardesani, poeti che scrivono in italiano e in dialetto, alcuni solo italiano, alcuni dialetto, alcuni italiano e dialetto. Allora, giustamente, il professor Graziaoli mi ha detto: tu che curi questa trasmissione dialettale, è il caso che vada a recuperare questo libro. Naturalmente io questo libro ce l'ho anch'io perché sono abbonato al Somolago, l'ho trovato e approfitto così per ricordare appunto questa associazione che cura questa bella pubblicazione, ma voglio anche nominare un po' quelle che sono le persone che nel passato e anche oggi eh, si danno da fare perché questa pubblicazione continua ad arrivare nelle case degli abbonati. Ricordo Selenio Ioppi con la moglie Rosaria Turini, Romano Turini, il professor Grazioli, Giuseppe Filippi, Graziano Ricadonna, Vittorio Colombo, Albino Tonelli, Marta Mari Tonelli, Cesare Bertassi, Vincenzo Ceschini, Sergio Righi, Saveria Carloni, Giorgio Vivori, Maria Lisa Viaro, Pierluigi Baroni, Anna Bombardelli, Livio Gasperotti, Umberto e Luca Zanin, Gianni Zampiccoli. Naturalmente qui ci sono persone che del passato ma anche di oggi che curano appunto questa pubblicazione, quindi spero di non aver dimenticato nessuno, anche se so che in questi casi è facile dimenticare qualcuno. Comunque, detto questo, quindi ricordato il sommolago e ricordato, ricordati coloro che si danno da fare perché questa pubblicazione continua ad arrivare nelle case degli abbonati, passiamo appunto a presentare Alcuni, intanto vediamo quali poeti sono citati. Allora ve, ve li dico subito, parlo di poeti dialettali, perché vi ho detto che qui ci sono anche poeti che scrivono in italiano. Allora, Pietro Alberti, Pero Alberti, Danilo Angeli, Luciano Baroni, Alberto Maria Betta, Gina Calzà, Gianni Colorio, Luciano Daldos, Marino Feltrinelli, Gilberto Galvagni, Giuseppe Grazioli, Ines Peclaner, Enrico Rossaro. Mario Santuliana, Milena Zucchelli, Marcella Zumiani. Attualmente adesso qui si tratta di scegliere alcuni di questi poeti perché vorrei presentarvene alcuni con le loro poesie. Alcuni li ho esclusi perché sono stati già ospiti di questa trasmissione, per esempio Alberto Maria Betta, abbiamo avuto qui Gilberto Galvagni, abbiamo parlato di Giuseppe Grazioli col figlio, abbiamo avuto anche Milena Zucchelli. A questo punto ne ho scelti quattro, anche se vi dico che farò un'altra puntata, probabilmente con altri poeti tratti da questo, da questo sommolago. E oggi vi presento innanzitutto Pietro Alberti, Pero Alberti, originario di Pietra Murata, ma poi trasferito a Riva dove è vissuto. Naturalmente eh, ho qui un valido aiuto nella lettura delle poesie, che è la nostra Elisabetta Prandi, mm? Betty per gli amici, naturalmente chi segue Telegarda sa che ogni tanto è la lettrice del, tele, del telegiornale Telegarda. Allora, di Pietro Alberti ho scelto la poesia La Felicità. La felicità di Pietro, pero, Alberti. E non si può trovarla dappertutto. Da verzi iocci e varda, ma varda sole il bel e miga il brut. E allora te la trove, su una spianade nei immacolà o mezza un camp de gram pronda torsù. Nell'acmo vu dal vent quando ga il sol o nei brazzi den popo intorno al col. Nei amizi pucari che a ti bem i te vol veramente e che da sé mi conti mai noi fa nte le toscarsele. E poi... No dir di no. Tutte le belle robe che Dio ogni di vedere il fa a chi non dorme in pè, ma trovar sa quel che si cerca la felicità. Bene, avete sentito la nostra Betty come brava a leggere le poesie in dialetto perché lei dice sempre che è innamorata del dialetto e quindi lo senta subito. ha detto vieni a leggere alcune poesie. Ecco, volevo farvi notare. Queste, alcune immagini di questa poesia di Pietro Alberti, questa spianà de nef immacolà, e camp de gram, perché dice Pietro Alberti, dov'è che possiamo trovare la felicità? endo se puoi trovarla? Allora dice sicuramente su una spianà de nef immacolà, o camp de gram, nel lac movu dal vento. O nei bracci del popolo intorno al col, nei amici pucari che a ti bemite te vol veramente, e che da sem i conti mai noi fante le scarsele. E pon tutte le belle robe che Dio ogni dì vedere il fa a chi non dorme in pè, ma trovar sa quel che se cerca la felicità. Quindi veramente belle immagini per indicare dove si trova la felicità. Detto questo del contenuto, volevo farvi notare un aspetto eh, grafico, perché qui a un certo punto dice, it veramente, e che voi vedrete scritta la parola sul teleschermo e che dasem i conti mai noi fa. Eh, io la prima volta che ho letto questa poesia ho letto dasem, ma dico dasem, eh, siccome c'è dentro la parola asem, asino, dovrebbe essere d'apostrofo asem, ma non c'entra. Qui è Dasem, cioè che davvero i conti manno i fa. Quindi questo Dasem, secondo me, andava scritto con doppia S e un bel accento chiuso sulla E, Dasem, non Dassem. <coughs> Perché ripeto, altrimenti si legge Dasem. Ecco, vedete l'importanza quindi dei raddoppiamenti e degli accenti. Bene, e questo era Pietro Pero Alberti. Passiamo adesso a ad una donna, ad una poetessa e andiamo ad incontrare Gina Calzà di Arco di cui la nostra Betty legge Prima che vegna not Prima che vegna not di Gina Calzà l'aga aveva le ale quel dì la primavera in punta de la camineva zodrio ai veci vicoi che i saveva de gesso min Vestia la era de seda, color del cielo a nuvolete, nian un pensier che traverseva ancora la mente. Tutte l'era lustro e bel, anche al del temp s'era raffermà de colp. Beata del sovella sorrideva, anche a quei da locio malignos. L'isera come un e incontro a una riva ciara che l'aspeteva al sol col cor che ghebatteva. Le alle che tremeva ma le diceva sì. Tutta la voleva vedere e sentire. Tutta la voleva far in quel dì de primavera, prima che vignis not. Bene, avete sentito anche questa poesia recitata da Elisabetta Prandi. Anche qui vi faccio notare da un punto di vista del contenuto queste immagini. Ecco qui. Eh... In ponta de pei la camineva zodrio ai veci vicoi, che sapeva del gelsomino. Eh? Il gelsomino sapete che ha quel profumo molto forte, appunto, riempiva i veci vicoi, le vecchie stradine, i veci vicoletti, appunto, li riempiva con questo odore forte. Addirittura la primavera che viene fa sì che anche l'orologio del Temp s'era fermato e col. Cioè si ferma addirittura il tempo. Beata nel suo velo la sorrideva, anche a quei da locio malignos. Bella questa qua, Malignos con la chiusa, naturalmente. Quindi, beata nel suo velo sorrideva anche a quelli che la guardavano con un occhio un po' malizioso. Lizzera come un fiato. Beh, leggera come un fiato. Anche qui vedete delle immagini veramente belle, veramente che fanno palpitare il cuore. Dette di queste immagini, anche qui c'è una parola che vi faccio notare, la vedete sul teleschermo, e che fa capire l'origine di Gina Calzà, che ho detto appunto è di arco, la vedete nel cor, non cor, quindi il cor con la O aperta, vedete, indica chiaramente l'origine arcense o meglio come preferisco archese. E quindi questa era la Gina Calzà. Andiamo adesso al terzo, che è un poeta, il terzo poeta, che è Gianni Colorio di Riva del Garda. E anche qui abbiamo la lettura di Betti, Fontanele deriva. Fontanele deriva, di Gianni Colorio. Fontanele, Fontanele deriva, ndoe se mai finie? Con le vostre bocche ingropae, con le vostre panze nsementae, perché non cante pu le canzon? che portevi dalle valete del Speron Fontanelle, fontanelle, fontanele del Marocco del Brion delle porte de San Rocco perfima al broglio i va cambia figura tranzog en altro impieniva le nostre bocche de acqua molesina den sogni infodrai de blu Adesso, m pieni le nostre teste de ricordi che no torna più Fontanelle, fontanele cantè, su bene Altra lettura della Betti e altre immagini veramente curiose e interessanti che vale la pena farvi notare. Fontanelle Fontanelle derivan, dosse mai finie? Dove siete finite? Non ci sono più le fontanelle di una volta. Perché non cante pure le canzoni che porteva dalle valete del speron? E quali sono queste fontanelle? E le ricorda già e Colorio. La fontanella del Marocco, del Brion, delle Porte, de Saint-Roch, perfino al Broglio e va a cambiare figura, cioè sono state tutte cambiate. I tempi, gli interventi dell'uomo le hanno cambiate, non sono più le fontanelle di una volta. E adesso cosa fanno queste fontanelle? Adesso empieni le nostre teste dei ricordi che non torna più. Quindi le fontanelle veramente diventano, un qualcosa che ti riempiono. Le menti hm, di ricordi che purtroppo non tornano più, o meglio, non tornano più tutte le situazioni collegate ai ricordi. Anche qua, vi faccio notare una curiosa parola. Questo zog, vedete con la o chiusa alla rivana. Ecco che molti scrivono zoc con la c, anzi la c. E allora per pronunciare c, dice il nostro Elio Fox, mettiamoci una bella H, quindi Zoc, sicuramente l'ho chiusa alla rivana, una C e una H per dire Zoc, non Zoc. E concludiamo questa rassegna appunto tratta, come vi ho detto, dal Somolago, concludiamo con Marcella Zumiani di Arco, che mi pare anche pittrice, non vorrei sbagliarmi, che dovrebbe vivere a Vigne e di Marcella Zumiani Elisabetta Pranti legge Ricordi Ricordi di Marcella Zumiani Certe sere all'imbrunir quando il tempo non passa mai ascoltar par de sentir anca quel dan temp passa perfin quel da piccolina coi di noci un po' sbrugnai sempre in vena ogni mattina de girar per boschi e prai M incanteva il sol tra i pini, le formighe in fila indiana, e su nel ciel, senza confini, i falchetti e la poiana. Nel ronzio della calura le canteva le zigale, ma nei boschi, alla frescura, ghera i fiori e le farfale. Ghera lì, na fontanela, dosse incontra senteri, che vinivo da putela all'ombria dei castanieri. L'era n'acqua de sortiva, tanto ciara da spegiar, n' tra sassi la spariva, zotra l'erba den gran prà. Lì, gembò da i oci neri, sempre intento a scoriosar, colmi i oci de penseri, e se meteva a rumegar. Oci pieni de tristezza, me pareva in quel momento, che i era pieni de saggezza, lo capì col nar del temp'. Lù, nel corno il gar impianti, che a sgolar non la provà. Mi, nel mio, genossi tanti, per quel temp, pezzo passà. Bella anche questa poesia. E anche qua ci sono delle immagini di anni passati, no? Che oggi non si vedono quasi più. Bambini coi dinoci un po' sbrugnai. Sempre in vena, ogni mattina, de girà per boschi e prai. Dov'è che vediamo i bambini con, con queste ginocchia sbucciate che vanno a vagare per boschi e prati? Mai più, almeno se non ci sono i genitori. Ma una volta la mia generazione girava, mi ricordo, al parco Arciducale sulla costa del Castello, senza tanti accompagnatori. Mancanteva il sol tra i pini, le formiche in fila indiana, bella queste formiche, il contatto che si aveva anche con gli insetti, dei quali non si aveva paura. Oggi vedo in giro tanti bambini che hanno paura degli insetti. E su nel ciel senza confini i falchetti e la poiana. E poi nel ronzio della calura le canteva le zigale. Beh, l'estate quest'estate che appunto è finita, veramente abbiamo avuto un caldo eccezionale. Diciamo più caldo del solito, per cui le cicale cantavano veramente 24 ore su 24. Impressionante quello che fanno le cicale. Anche qui vi faccio notare una curiosità grafica. Vedete che Marcella Zumiani na Fontanella, la scrive come scrive Giacomo Floriani, cioè na con l'apostrofo, perché sta per una. Quindi è caduta la U al posto della U è l'apostrofo. Ma non tutti, ripeto non tutti i poeti dialettali usano mettere l'apostrofo davanti a Na, quindi alla Floriana. Ma poi ancora tristezza, vedete, saggezza, ecco, vi ho detto più volte che spesso in dialetto converrebbe raddoppiare le Z e le S, vi ricordate prima quando ho detto Dasem, Dasem, Dasem? Quindi vedete, tristezza giustamente mette le due Z, saggezza invece mette una G, però le due Z. Quindi i raddoppiamenti, eh, vi ricordo ancora la polemica, c'è gente che dice che non bisogna raddoppiare, altri dicono che... Bisogna, ecco, io sono per i raddoppiamenti, cioè per facilitare la pronuncia delle parole dialettali. E poi andiamo a questa immagine, Ligenboda ioci neri, sempre intento a scoriosare. Lui nel corno il gare impianti che a sgolar non l'ha provato, cioè non ha mai provato a volare. Eh? Mi nel mio genossi tanti per quel tempo. Io ho tanti rimpianti invece, non come il bue, io ho tanti rimpianti per quel tempo che è passato. Dan pez, eh, non dan pez, eh, da un pez, da un pezzo da tanto tempo. Ecco qui vedete come scrive Marcella. Zumiani, vedete come scrive eh, il verbo avere, la prova, vedete L'A con l'accento aperto invece che L'A con l'H così come no, che no si tanti N apostrofo O accentato aperto, vedete invece che N apostrofo O con l'H. Ecco qui c'è il solito discorso, l'importante è scegliere un, una forma. Non scrivere una volta con l'H, una volta senza H, uno decide, metto sempre l'H e va avanti sempre l'H, mai ondeggiare di qua e di là, quindi avere sempre uniformità nel modo di scrivere. Bene, direi che le quattro poesie le abbiamo sentite, vi ho permesso di conoscere quattro poeti che certamente gli appassionati di dialetto conoscevano già, con queste quattro belle poesie che vi ha letto con bravura la nostra Elisabetta Prandi. E adesso concludiamo ma intanto ringrazio l'elisabetta che certamente avrò ancora per altre letture quindi grazie elisabetta grazie betty finisco con un vocabolarietto che l'ho chiamato questa volta vocabolarietto gastronomico allora partiamo con i bigoi un bel accento sulla i non bigoi bigoi sono gli spaghetti cioppa Dame una cioppa di pan, una cioppa è una pagnotta, una bella O larga. La coradela, da bambino, da ragazzo molto, man, manievo molta coradela. Sono le frattaglie di animale, la milza, il polmone. La fritola, beh, la frittella, a San Tommaso c'è sempre la festa dell'Ua, lua di de Sofiola, Sonezza, e Fritole. Eh. Fritole, quindi la, un bel accento sulla I, quindi la fritole è la frittella, la perseca è la fetta di frutta essiccata. Beh, il persut è il prosciutto, eh, spero naturalmente che abbiate mangiato, se no so di suscitare un po' di, di appetito. Vedo qualcuno che ha un po' la bocca, un po' che dimostra appetito, eh, quindi. Poi c'è il pocio o anche tonco, tutto con la ho chiuso, avete sia il pocio che il tonco. E l'intingolo, il sugo. Beh, la Poina e la ricotta, ne ho già parlato molto tempo fa. Quindi Poina, un bel accento sulla I. Beh, la Scodega, io ho mangiato quintali di Scodeghe da ragazzo. La Scodega con la ho chiusa e la cotica di maiale. E concludiamo con una bella bevuta. Ecco, però, non andiamo in macchina, mi raccomando, perché qui c'è la sgnappa, quindi la grappa. Quindi, ecco il vocabolarietto gastronomico. Spero appunto di non aver suscitato appetito, eh. altrimenti mi scuso. Ecco, vedete che questa volta vi ho accolto da questo bel divano, telegarda non bada da spesa. Adesso ho il divano qui, però c'è un posto libero, dovrei avere qua magari la Elisabetta la prossima volta, che mi fa compagnia. O la Bice, se no si offende, eh? mi raccomando. Una volta la Bice, una volta la Betty. E una volta anche la Milena Zucchelli. Eh? Bene, detto questo, sono arrivato alla fine. Spero naturalmente di aver suscitato sempre un po' di interesse, che non, che non abbiate cambiato canale. Naturalmente vi ringrazio, vi aspetto alla prossima puntata, ricordando... Che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci!